La Ricchia, siamo agli sgoccioli, che aria sta respirando? Sicuramente tanta curiosità, tanta voglia di cambiamento, tanto affetto e tanta stima. Adesso dobbiamo trasformare tutto questo in propensione al voto, perché il destino di una Puglia, di un territorio, di una provincia come quella di Foggia, dei suoi trasporti, delle sue infrastrutture, dei centri per l'impiego, della sanità, non si cambia semplicemente respirando aria nuova, ma mettendo le croci giuste su quella scheda elettorale. E quindi ora a questo ci stiamo dedicando, all'azione collettiva, perché è un progetto di tutti e dobbiamo tutti metterci al lavoro a partire dal 20-21 settembre. Tutti dicono che sarà una sfida a due tra Fitto ed Emiliano. Ma in realtà questo è quello che pensano loro, perché tutti gli altri invece sentono che c'è un'unica opportunità di cambiamento. Anche gli elettori di destra e di sinistra, con i valori di destra e di sinistra, non riescono, non se la sentono di votare Michele Emiliano o Raffaele Fitto, semplicemente perché hanno già dimostrato quello che sono stati in grado di non fare. E quindi la partita è aperta a tre, ma quello che conta è che si può cambiare finalmente i prossimi 5 anni, il futuro dei cittadini di Foggia, dei cittadini della Puglia. Temi il voto disgiunto? Non lo temo, anzi penso che il voto disgiunto in realtà sarà proprio quello che porterà tanti voti alla Ricchia presidente. È un'opportunità anche quella, ogni volta che più cose chiediamo ai pugliesi sempre meglio è. Quello che temo piuttosto è la scarsa partecipazione.